Piadina. Potrebbe attaccare anche te. Invisibile. Oh, dovete scappare. Fai quello che vuoi. Cerca di non farti ammazzare, non so cosa succederà. Alex, anche tu. Stai pronto? Scappo. Stai pronto a dartela. Buonasera! A tutti voi. Allora, venite tutti qui e ci prepariamo. Dunque, ognuno deve avere un ruolo. Mi serve anche una musica da pianificazione perché è importante. Sto bello carico, eh. Tutti tu avevi carichi, già segnato i ruoli, eh. Allora, rifresciamoli. Infatti, tu sì. Sei il messaggero che porterà la corona. Sì. E ce l'ho qui, non la faccio vedere, non la nascondo subito. Io ricordo. L'avevi detto insieme ad Alex, mi pare, o no? Insieme a una guardia, sì. E doveva essere Alex. Vabbè, Stre, vai fuori dalle balle. Vai, Alex viene qui e Stre, vai via. Vai a fare tu il coso del pistone, via. Vado, corro. Vado, arrivo subito io. E tu qui. Allora, Piadina e Alex. Alex da guardia del corpo, Piadina da messaggero. Ricorda, se tu eri uno dei rivoltosi della Rapi, questo tradimento ti costerà caro. Tutto, pregamente. Carissimo. Ti costerà la vita, il più. La vita. Ok, però io non lo sono, no, ma ho paura comunque perché... Non hai capito? Sta comunque consegnando la corona falsa. Guarda, sono Sus. Guarda, normalmente se tu non fossi niente, lei non dovrebbe arrabbiarsi, perché tu le stai solo portando la corona. Non dovresti neanche avere paura. È colpa mia. Però se tu invece sei, allora lì diventi un messaggero traditore. Ma perché proprio me? Ma infatti, ma prendi qualcun altro che magari è veramente ma lui. Ma scusa, qual è il problema? Raga, no, è il non problema. Hai niente da perdere, no? Piadina. In teoria. Piadina è su. In teoria un corno. Perché se tu non hai fatto niente, comunque il pericolo è uguale a quello di tutti noi. Ti può rubare l'animale e basta. Ma se hai qualcosa con lei, allora le tue preoccupazioni assumono. Guarda, anche Sbobello ti guarda sospetto. Va bene, ok, lo faccio. Bene, vado, bene. 100%. Bene. Tu, Alex, dovrai controllare il regolare svolgimento di questa cosa. Va bene, io non vedo so che se non da vicino o da lontano, però. Vedete, magari da qua. Non credo che noi faremo lo scambio qui, sai? Sì, magari da qua nel senso della distanza da qui da me qui. Taci, capito? Così lurido cerume avanzato. E io dovevo proteggere la piramide, avevi detto. Non mi interessa, tanto sei in zona. Cold invece proteggerai la piramide. Questa piramide. Ok, va benissimo. Ok. Sì. Sto qua per vedere se attiva qualcosa. Da ripercussioni, mi raccomando. Io ti direi anche vattene sopra la TNT, nel dubbio. Ok, va benissimo. Anna, tu verrai con me. Tu metterai la lodestone per segnare dove lei ci porterà a fare lo scambio. Non lo so se ce la farò. Così ci ricorderemo del posto che magari sarà vicino alla sua nuova base o qualcosa, non lo so. Ok? Pronti tutti? Andiamo! Ok. Vieni mentre dormo. Ma devi scrivere qualcosa, cioè come ti certo. Dico appuntamento? Siamo pronti a darti la corona. Qua io devo essere triste giustamente perché vorrà dire, in teoria dovrebbe voler dire che io finisco il mio regno, no? Questo poi è il senso. Esatto, anche perdi il potere. Alla pitrice ha scritto, non vedo l'ora. Aia. Aia. Ci incontriamo. Lei, ricordiamoci, dovrebbe dirci dove sono i sub che tiene rapiti. Sì, era gli ultimi rimasti. Ci incontriamo in un territorio neutro. Alla fine del ponte di ghiaccio. Il lato lontano. E da lì ci porterai alla zona dove tieni nascosti i sub rimasti. Ditemi se risponde. Anna, okay, svegliati. Aspetta. No, è che mi sta venendo un dubbio. Come funzionava la lodestone? Io devo piazzare il blocco e devo cliccare col destro con la cosa, con la bussola. Ok. Ok, ha risposto lei, l'ha scritto. Inizio già a volare e poi per i sub vediamo. Come vediamo? No, come no, vediamo? No. Sta già cambiando l'accordo. Sottolinealo, i patti erano chiari. Il patto è chiaro. Ci devi condurre alla zona dove sono nascosti i sub. Se no, non se ne fa niente. Ha okay. Detto prima voglio la corona, poi no, avrete i sub. No. Così non, cioè, non possiamo. È troppo rischioso per noi. Almeno ci devi condurre alla zona esterna, diciamo. Sul. Boh, come si dice? Cioè, vabbè, esterna, fuori, insomma, vicino alla zona, ecco. In prossimità. Ha scritto d'accordo. Perfetto. Ok, invisibilità. Abbiamo pozione invisibilità? Siete tutti pronti? Sì, ce ne date 4 a testa. Tu ce l'hai, Piadina? Per me sì. Ma a me non serve, devo andare a farmi vedere, no? No, però magari, sai, per scappare. Tienine. Ok, per scappare ce l'ho. Ce l'hai, ok. Tu, Alex? Io non ce l'ho neanche una. Perfetto, chi se ne frega. Ok. Ok, io non scappo, dai. Bene. Tu, Anna, ne hai?
4. Benissimo. Tolgo l'armatura. Sono un po' teso per questa cosa, ma potrebbe andare male. Io sono teso, sono terrorizzato per voi. Gilgamma li ammazza tutti quanti, sappiatelo. Chat, siamo sicuri di voler procedere perché ne va della salute dei vostri animali, eh? Devi scrivete. Sbobello. Sì, ora lo vado a mettere. Fai un sondaggio. Sondaggio. Cosa devo chiedere? Quello che ho appena detto, Anna. Stavo pensando a Sbobello, scusa, che hai detto? Bene, andiamo qui sotto al ponte intanto. Aspetta. In teoria dovrebbe essere di là. Anna, adesso togliamo le litra. Tolgo le litra. E io tolgo anche il totem, dai, lo tengo nella barra. Ok, voi iniziate ad avvicinarvi all'acqua. Alla okay, fine del ponte. Camminiamo. Noi vi seguiamo dal costone di roccia. Se qualcosa va storto. Non la vedo mai io. In mezzo agli alberi di birch, vero? Esatto, se qualcosa va storto, ragazzi, l'ansia. Parola d'ordine per dire che qualcosa è andato storto è cutrettola, ok? Va bene, mi piace. Cutrettola. La vedo. Mi raccomando, guardati l'invisibilità tu, eh. Aspetta che prendo il bussolone. Adesso ognuno è da solo. Dov'è? Dov'è? Ci ha visto, cioè è qua, è sotto il ponte, proprio dove c'è la colonna. Dobbiamo avvicinarci un pelo di più, Anna, non la vediamo va da bene. Qui. Eccolo, da qui la vedo, da qui la vedo. Eccola lì. Ok, molto bene. Allora, non fate niente, Alex, tu stai indietro, lascia che si avvicini a Piadina. Io mi metto indietro con Piadina. Ok, che cacchio era quel doppio perché salti così strano? Cos'hai, le litra? Non lo so, no, sono tutto rotto. Io sto non notando nel mare. Beh, bodyguard, guardami le spalle. Non mi preoccupate. Allora, ma io che devo fare? Questa adesso sicuro parte e decolla, me lo sento. Ok, tu stai pronta con le litra, Anna, ok? Mi sto fissando. Bene. Ferdi, non darle niente. Fermo. Ha scritto quanto brilla, faccina contenta. Non dargliela, aspetta. Sono fermo, sangue freddo. Ti consiglio di mettere l'armatura perché non si sa mai che potrebbe spazientirsi e spadarti, eh. No, non mi si sta avvicinando là, non mi sta. Aspetta, attendi. Attendi. Ma è troppo pericoloso. Non è il momento, attendi. Bisogna che noi vediamo che cosa succede. Non shift, perché stai facendo questi messaggi? No, perché mi ha scritto dammela. Aspetta, no. Ti dico io quando. Sto facendo brutto. Non ancora. Dai, fermo. La vuole, sono eh? Sono tanto le mazzere senza ottenere qualcosa. Sta bramando proprio. La vuole di brutto lei. Non si ha sta detto, trattenendo. Ha detto schiavo. Aspetta. Trattieni. Arrivando la notte. Trattieni. Tanto lei non ti fa niente, fidati. Perché se come capisco io non ti fa niente. E se lo ammazza per prendersela? Ah, ma pensa che sta picchiando. Aspetta, non cedere. Aspetta, mo ci penso io. Adesso ti diamo la corona. Purtroppo sto facendo fatica a separarmene. Mi dispiace molto perdere il regno. Posso chiederti cosa farai del mio gigantesco piramidone? Sto temporeggiando perché voglio vedere che cosa fa. Ha scritto boom. Punto, oh no. No, non è bene. La piramide la fa esplodere? Non c'era dubbio, eh. Non c'era dubbio proprio per ma niente. Ma come non c'era Anna, dubbio? Vieni. Ci refresciamo l'invisibilità, dove sei? Non ti preoccupare, faccio da sola. Ok. Ah no, mi sta pestando. No, calmati. Buono. Piadina. Potrebbe attaccare anche te. Invisibile. Oh, dovete scappare. Fai quello che vuoi. Cerca di non farti ammazzare. Non so cosa succederà. Alex, anche tu stai pronto. Scappo. Stai pronto a dartela. Ma lei doveva sapere dove sono i sub. L'ideale sarebbe. Beh, in teoria siamo in zona. Però aspetta. Non è vero, perché sto posto l'hai scelto te. L'abbiamo scelto noi. Allora, per avere la corona, come d'accordo, portaci alla zona dove sono i sub. Adesso in teoria dovremmo seguirla. Quindi Anna, stai pronta? Tutti e litra? Non mi sembra collaborativa, ragazzi. Ha detto che va bene, ti indicherò la via. Ma okay. Mi porta in una trappola. Non è detto. Magari non ci porterà proprio nel posto preciso. Però capite, ci porterà in una zona. Sta andando? Sì, va. Ecco. Mi ha visto di brutto, spero che abbia. Ma proprio di brutto. Ma qua siete imbecilli. Perché non la esortate voi a partire? Io pure che mi pista questa. Questa se ne ha più, neanche io perché okay, avete fatto io dietro, schifo. Ci sono io dietro, raga, non la dietro. Vedo neanche io. Qua dentro la foresta di birch. Allora, chiedo conferma. Ci confermi che i sub rapiti sono qui vicino a te? Aveva scritto comunque qua dovete cercare tra gli alberi. Ok. Gli sì, alberi è confermato. Ma vedete qualcosa voi? Io mi sto muovendo tra gli alberi intanto.
Ok. Comunque ha risposto di sì. Va bene. Ok, Anna, piazza la lodestone qui dove, vicino a dove sono loro. Più vicino possibile a dove sono loro, ma non farla vedere, ok? Va bene. Ricordati tranquillo. Che è un blocco, è anche abbastanza visibile. Adesso, collegala alla bussola. Piadina, sei pronto? È il momento, sono pronto. Ok. Aspetta che mi metto più vicino. Voglio gustarmela questa scena. Io più o meno, l'acqua si vede abbastanza bene. Ok, Piedi, sei pronto? Non tanto. Aspetta. Aiuto, ansia. Ok, dalle la corona. Piedina ci muore. Mamma mia. Perché sta lontana, Piedina? L'ha presa, lei l'ha presa. Lei l'ha presa. Non so se se la metterà. Sta festeggiando? Ha detto uno scherzo. Oh no, se ne accorta, mi sa. Cutretola, aiuto. Ah, allora va. Ok, aiuto, non provochiamola amici. Inutilmente. Scappa, Piedina, scappa. No, bodyguard, tutti. Scappa. Sei attento. Non c'è più il bodyguard, venite via. È meglio se la lasciamo sfogare, Piedina. Perché sarà arrabbiata. Aiutami, ti prego. Vai, sono dietro di voi. Fermati, girati e colpiscila. Girati e dagliele. Gliele do anche io. Mangiamela. Gliele sto dando anch'io. Vieni via. No, tranquilla, a me non mi. No, forse è meglio che me ne vado, sennò questa ammazza pure me. Non ce l'hai la corona, vai via. Vai, Anna, via. Piedi la tua roba. Ragazzi, questa fa esplodere tutto, Piedi la tua roba. Ho preso un po' delle tue cose, Piedi. Grazie, sto scappando. Dopo torno con la Lodson in caso. Io ho preso tutto, sto scappando. Pensa a salvarti. Ok, allora. No, ragazzi, avete fatto un danno, secondo me. Secondo me adesso è incazzata. Fermiamo. Tutti alla piramide nuova. Io sono proteggiamola. La bomba. Ok, dividiamoci. È incazzata come poche cose, ragazzi. Bisogna stare super attenti da adesso in avanti. E non possiamo permettere che ci distrugga la piramide. Potrebbe farlo. Io ci sono. In un impeto di furia. Io sono la piramide, ma ancora non vedo nessuno di voi. Ok, allora. Amici, ho visto la rapidrice che andava verso la piramide. Perché io sto a piedi. State corazzati. Allora. Ok. Allora, Piadina, vatti a piazzare vicino. Sono a piedi, non riesco. Dove sei? Abbiamo sono bisogno di tutte le risorse. Casa mia, più o meno. Devi tornare più in fretta del possibile. Ma andiamo nella città di emergenza. No, dobbiamo proteggere la piramide. È l'unica cosa che possiamo fare adesso. Dobbiamo proteggere la piramide. Ok, io ci sono, ho anche messo la lodestone nella ender chest. Ok, va bene. Se arriva siamo fregati. Allora, io per il momento non la vedo, però attenti, potrebbe starsi preparando un attimo e poi potrebbe venire. Io ti vorrei ridare le tue cose, almeno quello che ho preso io. Eccola! Sta arrivando, Tini! Attenzione, la vedo. Ok, le ho data una botta, Porca vacca, che male! Sei tu l'invisibile, Anna? Sono io! Ok, attenzione, che qui questa ci spacca la faccia. Non la vedo più. Uccidetela. Lei non è invisibile. Là sopra, sulla piramide. Come sulla piramide? Io sopra, non la vedo però. Devo scendere, continuo a guardare la bomba. No, stai sulla bomba. Eccola. Ragazzi, porca ma maledetta. Dove è finita? Ha enderperlato e... Sto tornando. Stre, vicino a te. No, è qui. La vedo. Scendo. Aia. No, che male, malissimo. Porca miseria, mi ha fatto esplodere il totem. Scherzando? Sta porca maledetta. Porca miseria, te ne serve un altro? No, ne ho altri. Ti serve la corona. Tranquilla, sto bene. Ok, la vedo. Chi è con lei? Anna, sei te? Io. Ferma. Io la sto frecciando. La sto scacciando un pochino. Col cavolo ci riusciamo. Sta maiala. Te. È arrabbiatissimo. Io ho paura di colpire voi però. Allora, cerchiamo di farla sfogare, che avete capito? Perché lei è incazzata, ma prima o poi si calma. Ma le frecce quelle che fanno male. Lo so. Scappa, Anna, tu. Scappa. Ci provo. La distraggo, la fermo. L'ho fermata. Scappa. No, dobbiamo scappare. Arrivo. Niente, non muore. Lei ci scioglie, è impossibile. Ma che avete fatto usare un totem almeno? No. Ma neanche. Ma com'è possibile? Non lo so. Cioè, la sua spada fa malissimo e questo l'abbiamo capito. È fortissimo quella roba. Allora, a me pare che lei se ne sia andata, non so dove, ma se n'è andata. Quindi raggruppiamoci tutti quanti vicino all'entrata della ziggurat. Scendete pure, penso che se ne sia andata. La ziggurat o piramide? Piramide. Allora, Piadina. Non c'è molto da dire. Beh, da dire ce n'è. Anche il fatto che io sono ho cambiato vasca. Vieni qui in questa, mi sembra sì, più accogliente. Sì, è più comodo. Sì. Allora, Piadina, sembrerebbe che siamo arrivati alla resa dei conti.
Purtroppo è venuto fuori la verità. Non ci sarebbe stata un'altra ragione per cui lei se la sarebbe dovuta prendere così tanto con te. E in fondo, tutta questa questione era un mezzo da me escogitato per verificare la reazione tua al portarle la corona, che è stata estremamente titubante. E la sua. Avevo anche motivo di essere titubante. Sbobello nell'Enderchest, ragazzi, tranquilli. Ne avevi motivo perché tu eri nella sua fondazione rivoltosa. Ora io voglio solo sapere, non voglio chiederti se è vero o non è vero, perché a questo punto non ci sono più domande. Voglio sapere perché. Perché Chico aveva il suo motivo. Lui voleva uccidermi per ridere quando io avrei perso la corona, e secondo lui sarebbe stato divertente. Purtroppo ha fallito. Va bene, ho un motivo, e ho un motivo anche più che valido, ed è legato sempre al Piamulo. Tu ti ricordi che io mi ero schierato dalla parte di Alex, no? Sì. E tu cosa hai fatto per prendermi e portarmi dalla tua e tradire Alex? Ti ho rapito il Piamulo. Allora, innanzitutto non è che l'ha minacciato, me l'ha proprio preso. E poi io ho detto va bene, almeno era un motivo in più per poter vendicare del Piamulo, salvando allo stesso tempo il Piamulo. Era tutto perfetto. Rispondi alla mia domanda, sì o no? La rapitrice ti ha minacciato che se tu non saresti entrato nella sua fondazione rivoltosa ti avrebbe ucciso il mulo? Sì, l'ha fatto di nuovo, come hai fatto anche te. Guarda, potrebbe sembrare una scusa campata per aria, eh? Va bene, ragazzi, allora, abbiamo la verità, eh? Ha confessato? Traditore, cosa ha detto? Era lui? A quanto pare, egli era una delle due reclute, ma attenzione, lo era a quanto dice perché la rapitrice lo minacciava sempre con il Piamulo, motivo per il quale, quando lui ha tradito, o almeno ai suoi occhi ha tradito, lei l'ha ucciso. Ha senso, fila, il discorso torna, potrebbe essere la verità. Noi ci fermiamo. Ancora grazie a tutti per aver partecipato. A domani, andatevi a vedere i due video Lionici di oggi, mi raccomando. E Lion